Eva Enger, Francesco Monte? Se ammette di aver sbagliato sono felice di far pace con lui. Giusto dire la verità. Eva Enger torna a parlare, anche, di Francesco Monte in un'intervista a Chi, in edicola da mercoledì 14 febbraio. Ecco le nuove dichiarazioni sul Cannagate all'Isola dei Famosi. Eva Enger, sono pentita di non aver parlato subito. Sono pentita. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, però, dando ragione ad Alessia, Marcuzzi, NDR, avrei agito in un altro modo e. A botta calda quando mi hanno chiamato bugiarda non ci ho visto più. Invece avrei dovuto insistere con la produzione e costringere i responsabili a fare qualcosa. Prendendo dei provvedimenti con Francesco, che in ogni caso aveva infranto il regolamento introducendo droghe leggere all'interno del nostro gruppo. È giusto far emergere la verità e se non lo avessi fatto sarei stata complice anch'io. La modalità è stata sbagliata, però. Se Francesco ammettesse di aver sbagliato, sarei felice di far pace con lui. Queste le nuove parole della Enger che ha denunciato il presunto uso di marijuana da parte di Monte, che si è poi ritirato dal gioco ed è tornato in Italia per respingere le accuse, finora non ci sono prove filmate che le dimostrino. Eva Enger, ecco perché ho attaccato Francesco Monte in diretta. La Enger spiega anche perché ha attaccato l'extronista in diretta dopo una settimana di permanenza all'isola, inizialmente ognuno di noi aveva la sua stanza, in albergo, quindi anche se sapevo che Francesco stava fumando perché lo avevo visto acquistare l'erba, ho preferito farmi i fatti miei. Quando invece ci hanno trasferito in 70 MQ in 17 ho cominciato a essere insofferente come gli altri. Ho cercato di convincerlo a smettere. Gli ho raccontato di mio figlio Riccardino e di quello che avevo passato con lui negli anni della sua dipendenza. Niente. Non mi ha mai dato retta. Per tutta risposta, alla prima puntata mi ha attaccato subito. Eva Enger, Francesco Monte ha rovinato tutto, eppure avevamo un ottimo rapporto. Monte amerissimo si è difeso dicendo che stava rollando sigarette con tabacco e che la Enger si è voluta vendicare per la nomination. La replica di lei? Sarei io l'infame? Se lui avesse smesso subito, non sarebbe successo nulla. Lui ha rovinato tutto. E poi, pensare che avevamo stabilito un ottimo rapporto. Abbiamo parlato molto durante il viaggio. Della sua famiglia, di Cecilia, Rodriguez, NDR, e della sua sofferenza. Ma, quando l'ho ripreso sulle canne, è cambiato totalmente. Furibondo, mi ha chiamata bugiarda. Avrebbe dovuto smettere di fumare e chiedere scusa.
ammettere subito la sua debolezza lo avrebbe salvato. Ma è bene ricordare che non si sono filmati o prove evidenti che diano riscontro a queste affermazioni.